record dei bei tempi andati e che entrambe puntano a rinverdire al più presto, quello che al comunale di Montemarcone rivivono i padroni di casa della Val di Sangro e il Bucchianico. Si tratta infatti di una sfida che mette di fronte le due squadre appena retrocesse dal girone C di promozione. I rossoblù del presidente Orlandi non nascondono i propositi bellicosi, puntando senza mezzi termini al pronto ritorno nella categoria superiore. I biancazzurri del presidente Rucci, partiti in ritardo nell'allestimento della rosa e penalizzati anche dall'odissea vissuta per la triste situazione impiantistica, possono finalmente giocare la prima in casa sullo storico impianto Vallivo. I biancazzurri, riaffidati alle cure tecniche di Angelo Bisci, non stanno sfigurando affatto e puntano con decisione a fare lo sgambetto ai quotati rivali per puntare all'aggancio in classifica e a dare nuovo slancio alle proprie aspirazioni. La truppa ospite non vuole evidentemente lasciarsi risucchiare dal gruppo e punta al bottino pieno sperando in un contemporaneo passo falso della coinquilina Fossa Cesia 90. La partenza dei padroni di casa è promettente ma illusoria, come vedremo in seguito. Passano pochi istanti dal fischio d'avvio e Stivaletta è provvidenziale per ridurre a più miti pretese il diagonale ravvicinato di Dorazio. Di ben altro tenore la risposta del Bucchianico, che al primo affondo passa all'incasso con la torre, implacabile in una percussione per vie centrali, che approfitta di una sponda aerea del compagno di squadra e trova il corridoio giusto per infilare in fondo al sacco, eludendo l'opposizione della difesa avversaria. Il Bucchianico ci riprova anche al decimo con l'apertura di la torre per lo sgusciante Castro Paolo, che spedisce tra i guantoni di Serrapica. Il 10 rosso-blu va vicinissimo alla segnatura quando raccoglie l'ottimo suggerimento dal fondo di Spadafora e va alla conclusione ravvicinata, ma il palo si oppone alla battuta e dà una grossa mano a Serrapica. Tra i sangrini Dorazio è il più intraprendente in questa fase, ma Parlanza va a chiudere provvidenzialmente e di rotta in corner il tentativo in area del numero 7 biancazzurro. Sugli sviluppi del conseguente tiro dalla bandierina, Carpineta prova a sorprendere Stivaletta, che allontana la sfera. Sull'altro versante Serrapica non soffre più di tanto per intercettare la conclusione telefonata di Checchia, ma deve soccombere poco oltre la mezz'ora quando Spadafora approfitta di una iotta verticalizzazione di Castro Paolo abbinata ad una sostanziale assenza di marcature e non ha difficoltà a dirigersi verso la porta sangrina, castigando senza esitazione il malcapitato Serrapica. I ragazzi di Mister Bisci provano a reagire nelle fasi calanti del primo atto, ma senza sostanziali risultati. Al 38esimo Dorazio non riesce ad intervenire sull'invitante tiro cross dalla sinistra di Ascio. Due minuti dopo risponde Castro Paolo, che dal limite fa la barba al palo più lontano. Prima del riposo l'avanzato Acani svetta sul suggerimento da fermo di Carpineta, ma non riesce ad indirizzare nello specchio della porta. Al riavvio dei giochi si rivede la truppa ospite con il piazzato dalla sinistra del sempre attivissimo Castro Paolo, che Spadafora prova ad intercettare ma senza grande fortuna. I locali rispondono col piazzato di Carpineta da posizione propizia che si infrange sulla barriera avversaria. La gara comincia ad incanalarsi verso un finale a tinte rosso-blu. Un minuto dopo in effetti il Bucchianico perfeziona il tris grazie a Sissè, che si invola verso la porta avversaria scattando sulla verticalizzazione del solito Castro Paolo e dopo aver resistito ai tentativi di contrasto di difesa all'occasione per battere in porta e regalare il terzo dispiacere domenicale all'estremo sangrino. Castro Paolo, di gran lunga il migliore in campo, vuole entrare anche nel tabellino marcatori, ma il suo momento non è ancora arrivato e dopo il palo va a collezionare un nuovo legno, stavolta è quello traverso della porta sangrina. La sfera staziona in area biancazzurra e al 19esimo Serrapica è battuto da Sissè, abile a ribadire in rete da due passi, approfittando della respinta dello stesso estremo locale impegnato dal precedente diagonale di Spadafora. La rete non viene convalidata dal signor Ottavi di Teramo, che ravvisa la posizione irregolare del colore debuttante. Bucchianichese. Nuova interessante opportunità per i ragazzi di Mister Antinucci. È il 21esimo quando l'invitante, spiovente dalla sinistra di Cocco, viene agganciato in area da Spadafora, che calcia da buona posizione ma spedisce sopra la trasversale di Serrapica. Se Castro Paolo è l'uomo di fantasia del Bucchianico, Dorazio lo è allo stesso modo nelle fila sangrine, ma il 7 di casa, che cerca spazio e si accentra pericolosamente dal versante di sinistra, viene arginato dal pacchetto arretrato bucchianichese e non riesce a rianimare i suoi. Un minuto dopo lo stesso Dorazio riceve da Carpineta e apparecchia per Zecchi. La conclusione dal limite di quest'ultimo è debole e prevedibile per l'attento Stivaletta. Al 25esimo è la Val di Sangro a vedersi annullata una segnatura, in questo caso la rete è invalidata da Tappileggi, che si trova ad intervenire sul diagonale del solito Dorazio. Poco dopo Mister Bisci riceve il secondo giallo di giornata e il rosso conseguente, che lo allontana di fatto dalla panchina.
piove sul bagnato per i padroni di casa che affondano ulteriormente poco oltre la mezz'ora. È il 32esimo infatti quando l'errato rilancio di Serrapica consegna un pallone invitante all'appostato Cocco, che non ci pensa due volte ad aggirare lo stesso portiere di casa e ad offrire alla corrente Castro Paolo la concreta possibilità di infilare la sfera in fondo al sacco. La Val di Sangro non riesce a realizzare neanche il gol della bandiera, visto che il tentativo dalla destra di Pileggi evapora in un nulla di fatto. Nel finale il Bucchianico cerca la cinquina con le percussioni di Galasso, l'ultima delle quali su palla inattiva. Ma sarebbe stata una punizione eccessiva per la Val di Sangro, costretta in ogni caso a leccarsi le ferite e a ridimensionare almeno per il momento i propri obiettivi. Il Bucchianico si conferma al contrario una solida realtà e si pone indubbiamente nel novero delle principali pretendenti al salto di categoria. Con il mister del Bucchiani Contonucci al termine di una prestazione eccezionale, 4-0 con un gol annullato in fuorigioco, quindi si conferma la sua squadra e i suoi giocatori primi in classifica, e la scia delle partite positive continua. Oggi veramente bene. Lì davanti cattivi, pronti a ripartire, a fare subito gol. Un po' lì in mezzo soffriamo ancora un po', però ci abbiamo tempo di migliorare. Sulle prime partite il campionato è lunghissimo e quindi ci sta da lavorare ancora. Al momento siete la più temuta, insomma, anche in vista della classifica, ma voi qual è la società, la squadra che temete di più? Penso Real Casale. Real Casale si è riconfermata anche oggi con una partita difficile contro lo Scerni, mi sa che è un punto dietro di noi, quindi secondo ce la giochiamo con loro. Però ripeto, il campionato è lungo, ci sono delle squadre buone che devono uscire ancora, quindi sono solo 5-6 partite se non mi sbaglio. Però il buongiorno si vede al mattino, continuiamo così. Con il mister Bisci del Val di Sangro, nella prima partita giocata in casa dopo che il proprio terreno di gioco è stato ottimale ad ospitarli, però non è stata, diciamo, buona la prima, non è andata. Adesso bisogna col Montazzo, diciamo, dare il tutto per tutto per recuperare preziosi punti in ottica campionato. Sì, difatti io penso che oggi dobbiamo dare merito anche all'avversario, perché abbiamo trovato un avversario di valore, quindi l'abbiamo notato nel campo, perché i minimi errori che facevamo ci hanno punito. Quindi io penso che quando perdi devi dare anche il merito alla squadra che vince, quindi io faccio veramente i complimenti al Bucchianico, perché oggi hanno approfittato veramente dei nostri errori, quindi ha dimostrato di essere una squadra forte. Dal canto nostro, queste sono partite che mi aiutano a capire dove devo lavorare, c'è da lavorare tanto. La partita con Montazzoli andremo a fare con la mentalità giusta, perché queste sconfitte alle volte possono anche far male, però io penso che anche contro il Rocca Spinal Vite abbiamo preso 4 gol e abbiamo reagito. Adesso dobbiamo cercare di cominciare a capire gli errori questo campionato possono essere fatali. Devo lavorare su quelli, i ragazzi sono predisposti al lavoro, quindi questa sconfitta assolutamente non è colpa dei giocatori, ma la responsabilità è mia, perché comunque i ragazzi hanno dato l'anima fino alla fine. E niente, io l'unica cosa che posso dire a questi ragazzi, mettiamoci sotto e lavoriamo, perché prima o poi queste partite non finiranno 4-0, ma saranno ben diversi i risultati se lavoriamo. E quindi, però, ripeto, sono ragazzi eccezionali che sono predisposti al lavoro, e io so che col lavoro alla fine riusciremo ad avere la ragione nostra. Grazie mille mister, le vanno in bocca al lupo, anche se per il Montazzo lei non potrà seguire i suoi giocatori dalla panchina, poiché ha preso una doppia ammonizione, qui forse qualche riflessione si deve fare, quindi non so se vuole commentare, oppure insomma ne parliamo anche del giocatore numero 13, chiedendo come sta, perché ha abbandonato il campo non di sua volontà. Sì, Valerio ha avuto una distorsione al ginocchio, adesso andremo a vedere cosa è successo, ha un problema serio al ginocchio, abbiamo visto, spero che non sia quello che pensiamo, però
gli auguriamo una buona guarigione, perché non è un giocatore che si tira indietro, quindi l'infortunio potrebbe essere serio. Gli faccio un grande in bocca al lupo e speriamo che l'avremo più presto tra di noi. L'altra cosa è, vedrò la partita da fuori a Montazzoli, a me mi dispiace perché io in tutta la mia vita, ripeto, non ho mai offeso un arbitro. L'arbitro ha ritenuto che magari la mia contestazione anche sul gol non era, non si doveva fare in quella maniera. Io accetto il verdetto dell'arbitro, però io penso che non ho detto una parola da essere ammonito, ho detto solamente che la dinamica, la palla viaggia orizzontalmente, se il giocatore è fermo lì posso capire, ma il giocatore arrivava in corsa, quindi se la palla è orizzontale per dinamica non può stare in fuorigioco. Poi le immagini può darsi che mi smentiranno, ma io di là, però ho detto solo che la palla in orizzontale non era da annullare il gol. E nella maniera giusta, non ho detto né con cattiveria, no, né con veemenza, né con offese, quindi mi dispiace che lui abbia adottato questo provvedimento, però tutti vedono, tutti sanno, quindi io non ho nessun problema a dichiarare queste cose, perché penso che alla fine non sono gli arbitri che li fanno vincere o perdere, è la nostra forza, è la forza dell'avversario che determina una partita. L'arbitro sta lì per fare il suo dovere, non credo che ha preferenze né per la Bicchiani né per la Val di Sangro. Si fanno degli errori, lui oggi magari ha commesso qualche errore, però noi, ripeto, noi siamo gli addetti ai lavori, dobbiamo accettare qualsiasi tipo di decisione arbitrale, perché poveretti vengono da soli senza guardanini, quindi possono anche loro sbagliare come sbagliamo. Quindi io penso che è stata un po' esagerata l'espulsione, però l'accetto. Altre volte devo stare zitto lì, se vogliono che stavo zitto lì seduto in panchina, io non credo che esiste una persona che vive una partita e non offende e che meriti di essere espulso. Però deciso così, lo rispetto. Pensiamo a Montazzoli, anche senza di me ragazzi faranno la loro parte e avremo dalla nostra parte anche il risultato.